ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata, oramai costante, delle pillole di soia sui borghi che visitiamo. Oggi ci troviamo nel comune di Ivi. Come potete vedere alle mie spalle c'è una splendida vista di questa favolosa vallata ed è uno dei borghi meglio conservati di tutto il Lazio. Considerate che la parte medievale, quindi la parte superiore di Itri, è un insediamento preromano, quindi già questo vi fa capire quanto è antico il posto. Il castello invece è postumo, ovviamente, come si vede dalla struttura, è stato costruito per volere di Ducibile I e, come dicevo prima, è stato fatto intorno al IX secolo. Ovviamente tutta la cinta muraria originale, le merlature e tutto quello che c'era in origine non esiste più, perché ovviamente in base ai vari rimaneggiamenti, in base anche ai proprietari che si sono succeduti e, ultimo ma non meno importante, anche i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, hanno trasformato tanto la sua linea finale. Da quello che si può però vedere è rimasto comunque la torre principale e la torre del coccodrillo. La torre del coccodrillo è chiamata così perché vuole la tradizione che i condannati a morte venissero buttati dentro questa torre e che all'interno della torre stessa esistesse un alligatore che comunque poi banchettava con i corpi dei malcapitati. Voglio ricordare che in questa zona durante la Seconda Guerra Mondiale passava la linea Gustav, quindi viene da sé che bombardamenti e battaglie qui sono state fatte all'ordine del giorno. Il feudo di Itri è molto vasto, confina con quello di Gaeta, di Fondi, di Sperlonga e il Parco degli Aurunci praticamente entra all'interno del feudo. Oltre il borgo medievale, Itri è piena di posti da visitare, basti pensare solamente al Monastero della Civita che si trova anche qui vicino o per esempio tutti i reperti della zona, quali il Tempio di Ercole, la Chiesa di San Cristoforo, quindi per visitare questa zona sicuramente ci passerete molto tempo. A livello naturalistico, qui ovviamente, essendo un parco, ritroviamo tutta la parte tipica della flora mediterranea, quindi ritroviamo tranquillamente lecci, olmi, robinie, troviamo veramente di tutto, una macchia mediterranea molto molto vasta, anche perché siamo a pochissimi chilometri dal mare, quindi anche il flusso climatico comunque è molto molto presente. Vi consiglio di visitare comunque il borgo, veramente molto molto bello, molto caratteristico, anche il castello è molto bello, solo che attualmente non può essere visitato, viste le regole vigenti. Il biglietto d'ingresso è tra i 3 e i 5 euro perlomeno quando il castello è aperto e c'è comunque all'interno una guida che vi spiegherà tutto come funzionava, un po' come era allestito all'interno, i proprietari che si sono succeduti durante le epoche, insomma. Un altro posto visitabile per esempio è la Piatina, che passa a pochi chilometri da qui, è molto piccolo il camminamento però si fa tranquillamente ed è anche molto molto caratteristico e bello da vedere. Questo concludiamo il video qua. Questo è tutto per questa nuova pillola di storia e ci rivediamo alla prossima.